se oggi torniamo su Darksiders 2. Forse ho trovato detto Darksiders, lo so, però ecco, un piccolo errore. Potete abbonarmi, tra virgolette. Allora, l'altra volta siamo arrivati qua e oggi voglio provare l'episodio da una ventina di minuti, se vi può interessare. Io non so cosa sono queste zone, nel senso che ci sono zone così a cazzo per il cane che secondo me non danno. Non hanno un senso di essere usate nella storia principale, quindi quasi quasi andrei un po' a esplorare, giusto per, come ho fatto l'altra volta. E non so se era possibile realmente, come ho fatto io, fare quel salto, quindi andare a prendere la chest, però è stato tipo epico perché c'era la grata davanti, quindi non potevo farlo virtualmente, penso. Comunque, siamo qui. Spero che non serva per la missione, se no ci torniamo due volte. Lo so che vorrei magari fare la missione principale, però sinceramente non mi ricordo bene questo gioco come potrebbe essere, soprattutto come potrei giocarci al meglio. Questo è il mio coso. Quindi qua ci dice che c'è una chest, quindi in realtà è una zona stata unica giusto per. Corazzina! Corazzina, mi dicono. Ah, aspetta che qua mi inserisco un cazzo sto menu. Corazzina, interessante. Sì, corazzina, gli cambia sonata. Che cazzo? Vabbè. Però è anche blu, quindi buono. Un attimo, giusto una cosa. Che what the fuck is this? Boh. Posso andare su per di qua, mi dicono. No. Sì, però non mi serve niente. Ok, allora. Questa è una zona per una chest nascosta, quindi nascosta. Tra virgolette, nascosta. Però, ok. Ci sta, ci Non è sta. posto per un Come cavallo. non c'è posto per un cavallo? Quindi, essenzialmente è tutto da esplorare questo mondo. Ma io mi vedo la mappa qui. Non che sia così, ma posa comunque. Comunque. Peccato che la minimappa non è che mi dia tante soddisfazioni. Quella è un'altra chest. Sì. Quindi, via cavallo. Spero che distrugga un paio di amici qua. Amici della giungla. Oppure sono due. Merda! Però almeno 36 di danno non mi ha tolto così tanto. Ti ha inculato abbastanza. Sfigato. Comunque. Aspetta che io volevo provare la mossa quella bella. Urco! Vaffanculo. Beh, adesso te la becchi tutta in bomba. Oh! Mi gusta. Cestino. Questa futura. No, ci sta. Ci sta nascosta. Tra virgolette nascosta. Vediamo cosa mi ha dato. Mi ha dato falcetto, quindi. Falce, falce. Dà più attacco, però toglie energia emettitore da esecuzione. Sinceramente, quasi quasi, preferisco questa. Non so cosa mi dia realmente questa. Sì, ma io sono in mezzo con la webcam. Non posso togliere. Vi dico io, energia emettitore d'esecuzione non so cosa sia realmente. Però questa mi dà più danni, quindi tiamolo. So che è verde quell'altra, però ehi, dà più danni. Quindi sì, ci piace perché dà più danni. Andiamo per di qua, non perdiamoci a chiacchierare su cazzate, perché sennò qua non finiremo mai più questo gioco ed è una brutta cosa, quindi mi sa che sì, li farò più lunghi questi video. E qua c'è un'altra chest, quindi me la vado anche a prendere, grazie. Il cavallo non può più correre. Fermi tutti. Oppe. Ma cavati dalle palle! Ti ho inculato stavolta, ma che cazzo? Vabbè, lasciate stare, sto facendo cose a caso. Muori e dammi i soldi. Oh, vedi? Vedi che ragioniamo. Cazzo è che fa casino? Okay. No, niente, solo lui che faceva casino. Vediamo. Open this crate. Mi ha dato? Boh. La cosa che non si capisce bene. Ah! Non capirò mai i comandi. Mi dà più difesa. Buona, buona, buona. Equipaggio subito, subito, subito. Andare in cerca di oggetti su un RPG come questo, diciamo che Devo andare da solo.
Ma posso mettere il cavallo? Grazie. È la cosa essenziale fino a prova contraria, per il semplice motivo che dovete per forza praticamente cercare oggetti. È l'unico modo per... Qua c'è un'altra cesta, quindi andiamo subito a prenderla. Quasi quasi. Qualche oggetto in più non fa mai male, visto che di solito gli RPG si basano soprattutto sull'oggetto che trovi piuttosto che la bravura del giocatore. E questo è vero, bisogna dirlo perché... Nel senso che se io trovo un oggetto che ha 50 di difesa, mentre un altro che è di livello magari più alto ha un difesa 20, posso riuscire a fargli il culo. Poi dipende sempre dall'arma, se io ho un'arma che fa danno 20 e distruggo l'armatura, non è che sia molto efficace, ma se ho un'arma da 50, buona. Allora, sì, scemo anch'io, posso correre sul muro, io salto ovviamente. Vabbè, sono dettagli. No, ma... Fuck. E neanche System perché non ci sono riuscito. Comunque, saltiamo sul muro. Non vuole mai saltare sul muro, eh. No, cioè fai grazie. Vai su, vai per di qua. Grazie mille. E chest là. Non cadermi adesso, se no ti spacco. E chest con dentro. Penso un'altra armatura. No, altri bracciali qua. Oh, blu però. Resistenza 4, esperienza più 2, buona, buona, equipaggio subito, sono blu. Quindi hanno due enchantment, possiamo dire, chiamarli così, enchantment. Allora andiamo, perché il corvo è sempre tra i palle però non mi indica mai la strada giusta? C'è un corvo buggato, c'è un corvo stupido. Dobbiamo andare per di qua, perfetto, vai fuori, dai, scusate. Ciao belli, come va oggi, eh? Bella giornata, più o meno, un po' nuvoloso, niente di pesante, diciamo. E vabbè. Oggi piove, non so cosa dirvi. Il passo arso. Esplorare un attimo per di qua se c'è qualcosa di interessante. Sembrerebbe anche di no. Mostri e basta. Oh no, chest. Chest, altro che mostri e basta. Chest. Vediamo se non mi colpisce. Ciao, io rubo. Grazie. Mi dà stivaletti. Buona, andiamo a vedere che stivaletti mi dà. Uff, mi sbaglio sempre. Nulla di... No. No, no, nulla di schifo più totale. Muori tu. Non ho abbastanza cose. Ah! Non ho abbastanza cose. Penso che le posso evocare soltanto due. Oh! Perché la fa? Questa mossa la fa una volta ogni morte del Papa? Sono dettagli, però. Qual è la barra di esperienza? Quella sopra? Quella viola? Sì, penso di sì. Sì, perché ogni volta che colpisco aumenta la barra sotto, quindi penso che sia quella della collera, fino a prova contraria. Quindi non mi interessa tanto. Allora, laggiù potrei trovare un'altra chest. No? O sì? O mi fa andare tutt'altra parte? Perché mi sa che mi fa andare tutt'altra parte di quello che devo andare? No, torniamo indietro, va. Meglio andare per la nostra strada e seguire la missione, se no non finiamo veramente più. Vai, vai. Vai, vai. Sì, però vai. Allora. Qua c'è una chest, quindi andiamo a prenderla subito, all'istante. Le chest le prendo anche in video, senza problemi. Come si faceva così? Mi sono già dimenticato i comandi. Vai, ok, vai su. Perfetto, scendi. Chest molto easy, mi dicono questa. Però questo buco nel muro mi ispira un po'. C'è qualcosa di strano qui? C'è quel cristallo? Ma non ho capito che cosa serve. Serve a qualcosa in particolare? Boh. Comunque mi ha dato un oggetto, vediamo. Oh, mi ha dato una collanina. Mi dà più arcano 3, vabbè, equipaggiamo. Non so cosa serve all'arcano, però, vabbè. In ogni caso, scendiamo e andiamo avanti. Avanti. Aia. Prendo danno? No, mi sa di no. Non è posto per un Come cavallo. non è posto per un cavallo, guarda, è stato evocato. Vai, vai, vai che arriviamo subito, immediatamente. Che strada lunga però. Posto più vicino, non so, dietro casa, dietro l'angolo, no. Qua indica uno squalo. Che cazzo è quel coso? È uno squalo. C'è un simboletto strano sopra la mappa, è uno squalo. Ah.
Bella, mi piace, mi piace. E qua si toglie il cavallo, quindi siamo arrivati nella missione principale. Ah, c'è il martellone. C'è il fratellone questo. Quindi mi stanno... Perché loro sono arrivati prima di me? Ok, che sono andato a prendere tutte le ceste, però non li ho visti passare. Vabbè, l'ho buttato giù quello, grazie. Allora, prima Tutto volta... qui. Com'è? Ha parlato? Non è lui, non è lui, assolutamente lui. Caputtana! Ho visto la vita passare da tutta a metà. Arco! Ora sto notando la difficoltà apocalittica, sì. Madonna, Fammi si è sentito dietro, l'eco perfino me ne occupo dove io. si guardava dove scarico. A casa mia! Porco! Ti No! strapperò pietra dopo pietra! Puttana, schifosi lezzi! Più Sembrano pronti a menare le mani! che menare le mani fanno male! Fatto male, eh? Grazie! Ah, scusami, attacca però! E che cazzo! Beh, tutto qui. Allora è vero! Un cavaliere nel nostro regno! Un altro. Tu sei il Nephilim, quello che chiamano Morte! Come sei arrivato fin qui? Ho sbagliato strada. Ne finì Pare che solo loro, ho sia sbagliato bloccato qui con all'inizio. quel che resta di voi. Se cerchi il calderone, sappi che la corruzione l'ha conquistato molto tempo fa. Sento ancora il fuoco che arde nelle viscere della terra. Correrò il rischio. L'arte della Shaman, un favore, tu chi sei? Partiamo con le domande giuste. Quando ti arriva un messaggio che non sapete, che non è salvato in rubrica, parte sempre la domanda: tu Tu chi sei cazzo sei? diverso dagli altri. Innanzitutto, non sei un gran bel vedere. Ah, Sei un cesso. potrei dire lo stesso di te. In città mi No. chiamano cucciolo o moccioso, ma io preferisco il mio nome. Karn. Vada per cucciolo. Come vuoi, a me non importa. Questo mi La sa che mi tua dà una sciamana si è missione. offerta di costruirmi un talismano, se le porto i materiali. Faresti bene ad accettare allora. Le sue creazioni sono potentissime. Dove posso Il trovare l'osso zoro del nel predatore? naso. I predatori vanno a caccia nel calderone. Ucciderli non dovrebbe essere un problema, visto il nome che porti. Dimmi, se sei diretto là dentro, ti spiacerebbe fare una cosa per me? No. In effetti sì. Quello che faccio non è abbastanza. Forse sì, ma a me sembra che tu stia facendo abbastanza per te e che i Mi vantaggi sposto per male. noi non siano che un effetto secondario. Beh, se non è di troppo disturbo, io ho lasciato un vecchio piatto di metallo là dentro, con al centro l'immagine di due martelli incisi. Non è un granché a vedersi, ma l'ho fatto io. È stata l'ultima cosa che ho forgiato. Un piatto. Vuoi che ti porti un piatto? Sì! Beh, ha un valore sentimentale. Se lo trovi, farò in modo di ricompensarti. Ti do tutta l'argenteria che vuoi, ma perché Perché un non piatto? riaccendi il fuoco? Sono venuto per questo. Pensavo che per così dire avrei fatto saltare il tappo, che sarei stato un eroe. Ma il calderone è bloccato e il Ah, fuoco ha distrutto la via che per sfiga. raggiungerlo. Tu sembri abbastanza capace. Forse riuscirai a trovare una via. Aspetterò qui e sorveglierò l'ingresso. Ma dai. Qua c'è una cesta sotto. Qua sotto c'è una cesta. Posso andare sotto? O c'è un modo specifico per andarci? No, c'è un modo specifico per andarci. Ma ditemelo, scusate intanto. Ditemi se c'è un modo specifico per... Anzi, più che sotto è sopra, è qua. Ma vaffanculo. È che mi facevo che se che mettavi per andare giù, in realtà bastava andare qua. Fanculo, cesta di merda. Che cazzo. Stivali ancora. Penso che facciano finta di cagare questi, però. Vediamo. RT, RT, RT. Allora ci ha dato. Questi mi danno più tutto, però sinceramente preferisco tenermi. E questi danno più 6 alla difesa. Questa dà resistenza. No, tengo questi. Mi danno resistenza e difesa entrambi, invece quegli altri mi danno solo difesa. Piuttosto metto un po' meno difesa, anche se non è proprio il massimo, però c'ho qualcosa. Lui non può non aprire le porte normalmente, no, devo usare la magia. Allora, qua posso andare avanti cliccando questo, perfect. E si apre qua, ok. Il calderone. Oh, sono un po' distratto, scusa. Il cauldron.
Basta, solo questo. Boh, aprite il fuoco. Aprite il fuoco. Niente. Ci sono due chest. Che sono? Una là e una di là, forse. Quindi state ben attenti di piazza pulita qua. Lo butto giù questo. Ops. Si scende le scale una ad una. Avete visto? Vai, ah, alleluia. Allora, qua c'è una cesta sicura. E ok. E qua via c'è passaggio. What the fuck? Ah, ho capito. Ho capito. Come faccio a lanciarle? Così? 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 Porco! Ah, interessante. Ecco la seconda cesta. Lo capirmi un attimo sul coso del gioco, però è fighissimo, bisogna ammetterlo. Molto meglio di tanti altri giochi, sinceramente. Questo toglie un po' tutto. Questo toglie la difesa. Però mi dà denaro trovato 6 in più. Quasi quasi. Quasi quasi. Aumenta la difesa. Quindi equipaggiamo questo, perfetto. Affambrò tutti quanti. E qua adesso spawnano mostri a cazzo di cane. Devo andare da solo. Bella, bella, bella questa mossa. Ah! Schifoso! Pensavi tu, eh? Guarda come lo butto giù. Oh! Pera! Ciao! Lel. Allora. Là devo andare. Ma penso che si va tramite qualche giro strano. E quindi. Qua, tipo. La vedo un po' difficile qua. In effetti. Giusto per. In effetti. In effetti. Qua si può andare tipo così un po'. Ops. E se io raccolgo questo? Oh, premi R. Oh, vedi? Ah, ok, ho capito. E bam! Voglia mia. Vedete? Sono un fottuto genio. Basta un po' di zucchero e la pillola va giù. Penso. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Ah! Fanculo però. Mi si è spawnato davanti, ho preso paura, bastardo. Muori, lezzo, penzoli, sporcaccione. Non è vero, non è una frase di Zebbo, però vabbè. Salve anche a lei. È un po' zoppicante questo. Questo è un po' deboluccio, debole. Un po' zoppico. Ma io ho l'abilità da mettere, che cacchio. Mettiamo sta cazzo di abilità. Qua posso piazzare questa. Aumenta l'energia dei mangiacadaveri evocati e aumenta l'energia dei mangiacadaveri 2. O posso aumentare questo. Prossimo livello? No. Come faccio ad andare giù? Così? Oh sì. Prossimo livello costa 300 di colore e i mangiacadaveri infliggono 5 danni per attacco e sempre 2. Ora evoco questo. O faccio questo. Quasi quasi faccio questo. E il prossimo livello aumenta sempre i danni e nessuno. Ok. Quindi mi sa che porto avanti questa qua principale. Così posso fanno più danno praticamente. Piuttosto che fare più energia che tanto non me ne frega tanto. E poi vado avanti con le altre. Comunque in ogni caso. Allora. Interessante, interessante teoria. Qua c'è roba da spaccare. Sì, mi piace spaccare cose. Andiamo per di su qua. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo così, salta, bravo. E secondo me di qua c'è una chest. Ma guarda, te lo dico, non è vero, non c'è un cazzo di chest. Perfetto. Allora, andiamo qui. Devo raggiungere quella bomba lì. Qua è chiuso, quindi si aprirà strada in quel modo là. Ah. Interessante. Penso che si vada super di qua. Giusto una teoria particolare. Ah. Vai su. Op.
Quindi molto semplice, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Saltiamo qua. Andiamo avanti, guarda che bello veloce. Quelli che non sono, se ne fregano altamente. Qua posso scendere anche così? No, non posso. Sì, posso. Ok, dammi qua. E devo beccare quel colpo. Là. Devo capirmi quei tasti. Ecco fatto. Ho aperto la fantastica porta per l'inferno. Comunque, per questo episodio è tutto. Continuiamo nel prossimo video. Questo video l'ho fatto durare 20 minuti giusto per provare un po' come, se vi piace di più così o magari vi piace di più più corti, diciamo, mi sa che vi piacciono più lunghi. In ogni caso vi ricordo che se non vi piace, iscrivetevi al canale, commentate, date, link.